Buonasera ragazzi, bentornati live e benvenuti in una live di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Signori, questa sera ci sfideremo su Yu-Gi-Oh! E chi perderà finirà nel regno dei lava. Quindi attenzione a quando mi sfiderete. Creeremo una sala, quindi potremmo anche giocare tutti insieme un po' di tavoli misti. Potrei anche fare da spettatore alle vostre partite, dipende da quanti saremo in live, quindi mi raccomando, chi entra in live vada subito su Discord a sparmare a tutti quanti di entrare, perché dobbiamo essere veramente in tanti per poter giocare. Certo, voi giocherete un po' come se aveste l'occhio del millennio, visto che potreste vedere benissimo quali sono le mie carte, le mie strategie e quant'altro, ma va bene così, alla fine siamo solamente qui per divertirci insieme. Ok, possiamo iniziare il duello. Giocherai comunque con l'occhio del millennio, cioè se vedi la live riesci anche a capire. Già ho un po' di sfiga perché non posso scegliere se iniziare o passare. Intanto benvenuti a chi si sta unendo alla live. Interessante, quindi tu preferisci passare? L'audio di gioco si sente bene? Troppo forte? Troppo debole? Perché con il fatto che cambio fra BlueStack e l'Epic Games, a volte se sminchia un pochettino l'audio. Quindi fatemi sap anche a livello di audio. Non so se avete mai giocato questo tipo di deck che utilizzo io, ma essendo io comunque un giocatore abbastanza veterano, vado a giocare comunque con carte molto, molto easy, per così dire. Comunque c'ho lo schifo di carte, ma non posso farlo niente. Questa potrebbe tornare utile, ma non più di tanto, cioè nel senso comunque i danni li subisco. Che posso fare un granché, non sto riuscendo ad evocare più nulla. Oh, vi assicuro che ho un fottio di roba evocabile che mi permette di evocare altra roba su altra roba per fare evocazioni multiple. Non mi esce nulla, stiamo in live, giustamente. E tu magari puoi dire, ma che cazzo di deck hai creato? Nulla di niente. Va bene, dai. Prima sconfitta. Questa. Siamo stati massacrati malissimo. Non c'avevamo nulla. Quindi se si è unito qualcun altro potremmo continuare. Ok, iniziamo il duello, dai. Non hai visto niente? Devo credere che non hai barato. Inizio io, dai. Per chi si è unito recentemente alla live, questo non è il mio deck principale. Ve lo dico. Questo è un deck for fun creato proprio per la live. Il mio deck principale lo utilizzeremo dopo. Un leggero problema in realtà. Se non ho carte di mano decenti, non gira ma proprio manco per un cazzo. Questa volta l'hai giocato bene, Max C. Questa volta ci sta. Perché in questo caso, ovviamente, vado ad evocare. E vado ad evocare. Attiviamo anche il suo effetto. Max C per il momento non ci serve. E andiamo a mandare al cimitero questo. Lui a sua volta ci consente di evocare un altro mostro. Tanta roba. Beh, di qua lo dovrei utilizzare Max C. C'è stato un piccolo problemino di utilizzo. No, non voglio attivare nessun effetto. Andiamo ad evocare lui. E attiviamo anche il suo effetto. Mettiamo in catena lui. Ok,
andiamo ad evocare specialmente in difesa. Aggiungiamo questo nella nostra mano e puoi continuare il tuo turno. Questa cos'era? I Jaggi? Interessante la Jaggi, molto molto interessante. E facciamo così. Andiamo ad evocare specialmente lui. Hai fatto una pessima scelta a buttarmi giù tutto con i Jaggi. Una pessima scelta. Che ne pensate di questo deck? Riuscire a battere un 3005 è pesante. Mi sei giocato Ray J, quindi a meno che non ne hai un altro, dovreste avere qualche effetto un po' particolare, tipo questo, che si prende il controllo del mostro. In questo caso potrebbe essere un problema. Tre fino alla fine della fase, quindi o mi ammazzi tutto in una volta, o comunque dopo te spacco. Più di tanto mi sa che non puoi fare. Comunque so danni. Belli pesanti, attenzione. Però non è tutto in realtà, perché con questo mostro in campo, quello che diceva Celio, è che io posso evocare Glorioso Soldato Nero ed è immune agli effetti delle carte. Quindi fate un po'. Può diventare devastante. Questa mossa mi è piaciuta. Beh, io continuo a pescare nel mentre, no, aspetta, che stiamo a fare? No, non devi fare niente. Con te non ne ho avuto proprio la possibilità, ma proprio per nulla. Ah, lo potevo attivare perché stavi segnando quella. Vabbè, non ci ho fatto la live da distrarre. Che io posso scattare tre carte, le posso bandire ed evocare lui. È ritornato. È bello sto deck, ragazzi, che ne pensate? Vi piace? È figo, vero? Ok. Attacco diretto e attenzione che vince! Attenzione! Ce l'ha fatta! Battuto dal mio stesso mostro. Bravo, bravo, mi è piaciuta sta partita. Grande, ci sta. Duellare. Poi vi ripeto, se volete fare qualche partita tra di voi, vi mettete un attimo d'accordo e vi posso fare anche da spettatore, un po' da spettatore, un po' da commentatore, roba del genere. Non so se da spettatore posso vedere le carte di entrambi. Potreste giocare entrambi con l'occhio del millennio. Potrebbe essere una doppia bastardata. Allora, Celio c'ha un deck della Madonna in realtà, perché il deck Mago Nero è... Cazzo però, che sfiga! Ma che sfiga, ma che è sta roba, dai, ma... Cioè, c'hai un culo della Madonna, tu. Seriamente. Uno, due. Scartiamo lui. Andiamo a bandire questa carta. Ah,
c'hai qua. Sono entrato la tunica del mago, quindi no, dai. Passiamo alla battle phase diretta. E utilizziamo il suo effetto per aumentare il rango e l'attacco. Potrei anche fare un'altra cosa, però facciamo che va bene così. Finito? Mi sa che a sto giro non ti è girato proprio per nulla. E niente, signori, mi sa che siamo pronti a mandare Celio nel regno dei lama. Invochiamo lui. Attiviamo il suo effetto. Attiviamo il suo effetto. Andiamo a bandire nuovamente questa carta. E potrei batterlo così, ma no. Noi lo andiamo a battere con glorioso soldato nero. Glorioso soldato nero adesso è immune agli effetti delle carte. Il tuo avversario non può scegliere come bersaglio degli effetti delle carte. Inoltre essa non può essere distrutta dagli effetti delle carte del tuo avversario. GG Celio, benvenuto nel regno dei lama. Ti attende, qua c'è sta Max e accanto ci sei tu che ti farei compagnia. Dall'inizio, da adesso facciamo il live. Non mi dava l'opzione. Quindi boh. Tre ore e mezza di caricamento. Non posso vedere le vostre carte. Oh, questa è una figata. Non ho mai fatto da spettatore qua su Master Duel, quindi pensavo di poter vedere la mano di uno, di entrambi, ma non di non vedere le mani. Questa cosa è una figata, perché possiamo goderci tutti quanti lo spettacolo e le tattiche che ci offrono i nostri due contendenti. Cioè, tu immaginati in pieno inverno in cima alla montagna nevata, o anche in estate, perché no, magari durante la sera di San Lorenzo e te guardi le stelle cadenti, che comunque là sopra fa tanto freddo, visto che siamo a 8-2000 metri, te bevi il fuoco dell'Etna a 90 gradi, inizia a prendere fuoco. Attenzione, Raul ha terminato il suo primo turno con Trappolatrice Reflessia, Monaco Mantide e Trappolatrice Sera. Ha cambiato deck, se non sbaglio. Prima non era questo. Come ti dico, instant. Infatti vi consiglio, se mai lo assaggerete, a stomaco pieno, perché sennò va ammazza male l'anima. Magari non è Celio, che lui vabbè, è abituato, beve vodka dalla mattina alla sera, il suo sangue ormai è alcol. Celio gioca molto sulla difensiva con sto deck. Mi sa che c'ha qualcosa che non va a livello strutturale, perché solitamente io vedo il deck mago nero che evocano mago nero del caos e mille coltelli tipo al primo turno, questo che hai appena attivato, anima immortale, un fottio di roba, ma tipo instant, eh. Sì, quando inizia a pescare magie, non puoi evocare, non ha senso avere tutte quelle magie. Sì, ok, c'hai il mago nero, hai quelle magie in campo, fai il devasto. Sì, al 100%. Ma se non puoi evocarlo, praticamente è perso. Attenzione che Raul vuole proprio esagerare. Attenzione, chi stai evocando? Mai visto onestamente. Mai utilizzato queste carte. Ma
Che lega sei? Oro? Platino? Non stai? Che va a dimezzare il danno? Non ho fatto in tempo a leggere. Allora, prima di fare altro, non chiudete la sala. Voglio fare vedere questa cosa a cerio. Tu te ne vai nel deck. Vai in un deck qualsiasi. Tipo, crea uno nuovo giusto per farti vedere. Parte qua, mi dai il tutorial perché non ho creato deck qua da Blue Stack. Te vai a cercare il nome del mostro, in questo caso Max, senza nemmeno mettere la C, non serve, e te spunta lui, ok? È ultra rara. Clicchi sulla carta, scomponi, ti dà 10 di questi, di queste rune, e genera, ti costa 30. Nulla di che. È una cosa semplicissima. E questo vale per la qualsiasi. Ad esempio, devo fare un deck Exodia. Cazzo, sto scrivendo. Vai così. Vai qua da Exodia. Prendi Exodia. E poi, per prendere le altre carte, puoi anche mettere tipo una roba del genere. Il proibito, e ti spuntano un po' tutte le carte, ok? Ma la qualsiasi, tipo mago nero, vai su mago nero, e queste sono un fottio di carte che puoi utilizzare come mago nero, ok? Tipo anche questo, te vai a scegliere quello che vuoi, te lo crafti e sti cazzi. Ad esempio questa, avanti. Io non vorrei sprecare roba, ma per farti vedere, se controlli una ragazza maga nera, la vai a generare in questo modo. Genera da zero, me ne ritrovo uno. Poi la base non foil, questa qui che magari è un attimino più rara, servono solamente ad ottenere più punti durante la battaglia, ma nulla di che, attenzione, nulla di che. Ok, vedi? Già te sta girando un po' meglio. Non ai livelli di quello che ho visto io, ma c'è sta, sei ancora all'inizio. Man mano che troverai dei deck simili al tuo, capirai come sfruttarli. Però no, non ci abbiamo una sega. Di conseguenza, ci buttiamo sulla difensiva. Evviva! Allora, in realtà si potrebbe pure fare, farlo arrivare tipo a... Cazzo, abbiamo perso. Celio ha creduto nel cuore delle carte e ha vinto, attenzione. Attenzione, proprio ha fatto la sua pescata, ha preso la carta per poter vincere e abbiamo perso malissimo. Niente, non sto riuscendo a farvi vedere come cazzo fa sto deck a girare. Non si può fare. Stavo a dire, il braccio di One Punch Man praticamente si può far arrivare ad attacco infinito. Si potrebbe fare con qualsiasi carta, ma con il braccio di Exodia è una figata. Io comunque voglio ribattermi contro Celio, perché insomma, sì, se magari mi gira il deck, se magari mi gira il deck, forse un minimo. Cioè, ho pescato un singolo mostro e ne ho un botto di mostri. A parte il braccio di Exodia, che fa più danno che altro, lo assicuro. Cioè, Exodia qua è bello, ma allo stesso tempo è una merda. Quindi, in questo caso, abbiamo questo. E già può tornare utile, quindi no, attivare lui, ma fai così e anche così, vediamo se riusciamo a pescare. È palese che quando dice no, tu non peschi, non peschi. Ma, cioè, io sto perdendo semplicemente perché non gioco.
Oh, vi assicuro che sto deck mi ha fatto vincere un botto di partite. Infatti ho detto no, è una figata, perché l'ho creato per fare content qua su Twitch. Attenzione. Magia trappola. Sì, vabbè, dai, tanto devi evocare, quindi. Se evochi, almeno pesco. E magari pesco qualcosa di utile. Attenzione che finalmente si evoca tramite fusione. Grazie Max C, gentilissimo. Ok. Ora, a questo punto io utilizzo solitamente un'altra strategia per poter giocare, però è estremamente, no? Con questo che potevo prendere, aspetta. Infatti posso pescare solamente questi. Sì, sì. Facciamo in questo modo. Nessun problema che tu peschi. Ah, la puoi pure posizionare, allora facciamo così. Evitiamo ogni problema. Abbiamo ancora un mago nero. Un mago nero infame. E una maga nera infame. No, devo evocare lui. Cazzo, fa non fare stronzate. Evoca lui. Evocando lui possiamo andare a prendere questo. Posso evocare questo. Facciamo così e attacchiamo. A posto. Turno finito. Facciamo una cosa, io potrei già fare roba qua, però per adesso, vedete, questa è la cosa che a me mi frena sempre ogni volta nel fare cose. Ammazziamogli lui e facciamo gli altri 1000 punti di danno. Ah, che bello quando mi ricarichi i life points, cedio. Cioè 2005, grazie. No? Ah, sì, ok, bastava dire 5100 per me. Oh, mi sento bello carico adesso. Ovviamente lui non può fare nulla, ma adesso posso fare così. Tramite tributo, attivare il suo effetto, evocare lui in posizione d'attacco, dopodiché attivo questo. Lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso. Andiamo a scartare questo. Ci serve fare altro. Evochiamo lui in difesa. Non è il massimo del potere che ha, ve lo dico. Cioè, questo deck può fare molto di più di quello che sto facendo. Ma evochiamo specialmente glorioso soldato nero, che ormai Cedio conosce benissimo. E visto che ho utilizzato il mostro a 7 più stelle, è immune dagli effetti. La tua unica chance sarebbe quella di distruggermi tutte le carte magie e trappola. Lo sapevo io. Ciao. Ho
fatto bene allora non attivarlo prima, eh? Ne avevo un altro. Palese, palese che ne avevo un altro. Ok, ok. Hai praticamente utilizzato tutto. Quindi rievochi nuovamente quel mostro. Ok, c'è sta, c'è sta. No? Sono la ragazza? 2008. È stato bravo, è stato bravo, ce l'ha fatta. Però se io evocavo il doppio drago, gli avrei annullato anche l'altro e avrebbe perso. Per questo era indeciso. Ho detto no, vabbè, dai. Un po' troppo cattivi eravamo. Vi lascio giocare per quando si può giocare. Non voglio essere super cattivo e super crudele, ma nella maggior parte dei casi avrei paura del doppio drago, avrei lasciato il doppio drago, perché attivare due fuoco cerurio è tipo la salvezza della qualsiasi. E inoltre, ve lo dico adesso, quando viene, cioè il fuoco cerurio attivo e viene distrutto, viene mandato al cimitero in qualche modo, sacrificato da qualsiasi, una delle tre bestie sono immune a tutto praticamente. Non mi fate danno. Da qualsiasi danno non lo subisco. Attenzione, attenzione. Cosa posso attivare? Posso attivare lui. Perché no? Alla fine perché no? Perché no? Cioè, io... Mi dispiace battere Celio così, però... Va bene. Allora, io... Per sicurezza un'altra cosa la farei, eh? Prima di passare a fare robe cazzute e cattive. Se non sapete che fa questa carta, ve lo faccio vedere dopo. Perché ti sei attivato l'effetto per annullare il tuo effetto, Celio? Celio è così confuso da colpirsi da solo, attenzione! Vabbè, attiviamo pure questo. E lo attivo per pescare due carte. Attenzione, Exodia si sta completando pezzo per pezzo! Facciamo che gli andiamo a battere qua il... uno spicciottolo preferito. 200 punti danno che non sono nulla, ma grazie al potere di glorioso soldato nero gli faccio guadagnare 1500 d'attacco così ad cazzo, eh. Bravo, bravo, evoca Celio, evoca. Questa volta non mi ricarichi gli HP, i life points, dove cazzo sono. Però adesso te faccio bestemmiare. Come vedete qua c'ho Exodia, ma Exodia principalmente in questo deck è per max C o semplicemente
per chi stalla non puoi fare un cazzo, quindi continui a pescare Exodia e Vici. Attiviamo il suo effetto, tieni Celio, ti regalo un mostro, contento? Bellissimo, ok, completiamo il nostro turno e si attiva l'effetto del mio mostro. Ciao mano di Celio. Attiviamo nuovamente il suo effetto, lo mettiamo in difesa qui al centro e a posto. Celio si è ritrovato praticamente senza nulla, ha detto oh cazzo, e mo? No dai, te volevo ammazzare male. Beh, posso pure iniziare io. Ok, ok. C'è sta? Una buona mano, devo dire. Diciamo che questa è una buona mano per iniziare. Celio c'ha il potere di distruggermi la mano iniziale. Vai, Drago, tocca a te! Evoca tutta la gente che vuoi. Non avere paura di evocare gente. Non ti preoccupare. Qualsiasi cosa fai, per me va benissimo. Mi ricarichi life point. Non è andato. Non mi ricarichi nulla. Giustamente, se evochi mostri con zero d'attacco, non è che posso fare un granché. Cioè, non mi recupero i life points. E si passa alla battle phase. Non me lo puoi attaccare. Mi dispiace. Volevi attaccarlo, ma non puoi. Attenzione. Attenzione. Perché io adesso potrei evocarvi glorioso soldato nero e diventa tipo immune alla qualsiasi. Ma così non avete più gli effetti dei mostri attivi. Non potete fare più un cazzo. Cioè, lui vi annulla le magie o le trappole. Ricarico i life points se evocate e non avete effetti mostri. Inoltre, quando lui passa in difesa, non mi potete attaccare gli altri mostri. E questo mi rende immune le bestie da qualsiasi danno. Cioè, è un po' bastardo sto deck. Potrei fare in questo modo, potrei evocare il soldato nero. Facciamo in questo modo, dai, il soldato nero l'abbiamo evocato precedentemente, quindi facciamo così. Proviamo a fare lo scherzone a Drago, vediamo se ci riesce. Vediamo se ci riesce lo scherzone. Se le pesco tutte è culo, No, peccato, peccato. Maledizione. Cioè, io lo attivo e gli vado a bloccare lui. Glielo banno e sti cazzi. Non funziona. Però facciamoglielo evocare, facciamolo giocare. Se lo batto con Exodia, penso che quitta il game. Intanto grazie per i life points. Vabbè, quello che sta evocando, insomma, qualsiasi. Segna mostro. Siamo a tre pezzi. Siamo a tre pezzi, attenzione. E così arriviamo a qua. Guardate che fa sta carta. Ci permette di mettere una qualsiasi carta del deck e pescarla dopo due turni. Quindi mettiamo un braccio. Andiamo a prendere questo. Ok. Adesso facciamo così. Abbiamo vinto. Basta. Turno di Drago. Ed è qui, signori,
che concludiamo anche la nostra live, perché si è fatta mezzanotte. Quale conclusione migliore? Quella di evocare Exodia, il proibito, ragazzi. Quale conclusione migliore? Dentro al sarcofago c'è stava l'ultimo pezzo, il braccio di Exodia. Bel deck? Che ne pensate? Che ne pensate, signori? Che ne pensate? Oh! È stato sconfitto dalla sua nemesi. Ha detto che lo odiava. Probabilmente adesso quitta anche Discord. sì, il tuo deck deve evocare. Il mio deck, come detto, quando gira non te fa fare una sega. Non puoi evocare. Non puoi attivare magie. Non puoi attivare effetti mostro. Mi ricarichi life points e non ho attivato trappole come decreto reale che annulla l'effetto delle altre trappole, o prosciugabilità che a prescindere gli effetti dei mostri non funzionano. Cioè, sto deck ha un botto di roba. Però, signori, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa live. Vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine. Vediamo quando riesco a riproporvi un'altra live. Sicuramente settimana prossima, tipo a partire da giovedì più o meno, sono un attimino più libero per circa una settimana, 10 giorni, quindi potremmo fare un bel po' di live, effettivamente. Magari qualche live ci scaliamo la classifica. Sicuramente ci sarà qualcosa riguardante Guardian Tales, vedremo, c'è qualche aggiornamento, qualcosa del genere, magari qualche bug, un attimino. Però sì, secondo me un'altra partitina qua, mi creo qualche altro mazzo giusto per, e riproponiamo quello del prof, perché dobbiamo battere il prof con il suo deck praticamente. Va bene, signori, grazie mille per essere stati con me e alla prossima, buon proseguimento di serata a tutti.